ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Pescara, un vero e proprio ciclone in gran forma e con la condizione anche fisica che sembra buona, adesso però può farcela arrivare fino in fondo. C'è il Foggia di Zeman. Ma sì, voglio dire, è stata una grande impresa quella di ieri, partita difficile, iniziata con un paio di cartellini pesanti, insomma non era una partita... mi ha sorpreso, dico la verità, proprio molto molto meglio di quanto mi aspettassi. La grande sorpresa a me è stato Cupolo, io non me l'aspettavo onestamente che potesse essere così determinante, perché insomma lui era stato sempre oramai da tanti mesi al margine della prima squadra e non mi sembrava il giocatore adatto al gioco offensivo di Zeman. Invece è stato un ciclone, voglio dire, perché... E poi delle monache, vabbè, delle monache, non abbiamo più parole, questo ragazzo ha fatto un altro gol capolavoro. Bello, la squadra mi è piaciuta tantissimo, tra l'altro insomma la partita che penso fosse la più difficile di questa fase di playoff. Perché... Come valori, adesso però come contenuti emotivi c'è il Foggia che forse è la squadra emotivamente più delicata per quel che riguarda anche Zeman. Ma sì, no, non solo, dall'altra parte c'è pure Delio Rossi, insomma, la partita di ex, tra l'altro c'è questo ricordo che ancora brucia di Delio Rossi a Bologna, insomma, ci ha scippato una promozione. Nessuno se l'aspettava, quindi insomma la partita vale, però in questo momento quello che conta credo che sia soprattutto la condizione, la capacità della squadra che veramente si è liberata anche da, tra l'altro questa volta non aveva nemmeno il suo faro offensivo, questo Lescano, e quindi è stata veramente una grande prova, insomma.